su tutto questo Bayram che si è verificato al termine di questo big match che era stato indicato alla vigilia come il match di cartello della nona a giusta ragione, si esprime il nostro Falantino e pertanto ascoltiamolo così poi magari chiudiamo questo tema. Parlare di calcio giocato, di motivi tecnici che accompagnano l'avventura del Taranto in questo campionato è purtroppo un piacere proibito. Soddisfatti, anzi entusiasti della resistenza eroica in quel di Benevento in inferiorità numerica, ma il problema dei due pesi, delle due misure, da tarantino e da cittadino italiano non mi riesce di digerirlo. Il divieto di trasferta ai non possessori della tessera del tifoso pervenuto in settimana, con ritardo a dare la consueta lezioncina ai famigerati tifosi ionici, faceva presagire l'ennesima manifestazione d'avanspettacolo che sta diventando il calcio a tutti i livelli in Italia. La conferma a incomprensibili atteggiamenti di natura extracalcistica è pervenuta dal cosiddetto sistema di accesso allo stadio campano, limitazione della capacità degli spettatori che non dovrebbe esimere la società sportiva e gli organi di pubblica sicurezza preposti all'applicazione di reali sistemi di prefiltraggio, tornelli e tutto l'armamentario la cui assenza, o meglio l'incompletezza, ha tenuto per due mesi lo stadio Jacobone di Taranto chiuso lo scorso anno. Noi non sappiamo se nella città delle streghe il circuito di videosorveglianza fosse attivo, ma è bastato constatare la modalità strutturale degli ingressi per capire che in Italia non c'è bisogno di federalismo, perché ogni realtà locale fa ciò che vuole. Atti incerti in alcune sedi e con pugno di ferro in altre. Quando poi, iniziato il collegamento via satellite, si apprezzava la collocazione del cronista dell'emittente, titolare dei diritti esclusivi per la trasmissione delle partite, e di guarda caso la stampa ospite appollaiata su un banchetto di fortuna lungo una via di fuga per l'evacuazione del pubblico in caso di emergenza accuratamente sigillata da transenne, allora i dubbi sulle rappresentanze dello Stato e la loro vigilanza ci affogavano. La domanda da cittadino che non vuole essere suddito la porgo al questore. Siamo per caso noi, tarantini, un'enclave di facinorosi, animali da controllare ossessivamente, ai quali si applicano multe per una pezza che commemora chi non c'è più in curva o per il lancio di palloncini dalla gradinata? E la domanda che rivolgerei anche al sindaco della nostra amata città è se non prova un senso di disagio, vergogna, nel constatare come vengono trattati i propri concittadini, soprattutto in confronto ad altre realtà di questa nazione. Ancora a parole unita. Come si sente il sindaco di Taranto come rappresentante di una comunità di persone che in ambito sportivo e di ordine pubblico è diventata come la cavia di laboratorio di un eccentrico e sconclusionato scienziato senza titoli accademici? Si chieda al sindaco quali differenze genetiche, somatiche, etniche, sociali e culturali corrono tra i suoi tarantini e i beneventani, i romani, i foggiani ed altre popolazioni alle quali è permesso sempre qualcosa in più, davanti alla presunta uguaglianza tra cittadini sancita dalla Carta Costituzionale. Magari se anche il prefetto, in qualità di rappresentante dello Stato, potesse spiegare questa applicazione a macchia di leopardo delle norme in ambito nazionale, contribuirebbe ad una chiarezza che ormai in Italia è diventata merce rara. Infine, una domanda al presidente della Lega Pro, Macalli. Reputa che questo campionato, della cui regolarità dovrebbe essere garante, si possa effettivamente considerare uniforme per tutte le realtà che competono? Come giudica la farsa del Flaminio, con uno stadio precluso ai tifosi abruzzesi perché non idoneo, con la squadra ospite e il Lanciano sull'autobus rimandata a casa due ore prima della partita per indisponibilità dell'impianto? E poi l'arroganza di certi dirigenti che espone giornalisti che fanno la loro attività lavorativa in condizioni precarie e di scarsa sicurezza. E quale campionato è questo se già dopo nemmeno due mesi dall'inizio cominciano a fioccare le penalità per irregolarità amministrative? Queste squadre erano o non erano in estate economicamente in grado di iscriversi al torneo di prima divisione? Concludo con una semplice e spontanea riflessione. In questo contesto di confusione, la partita Italia-Serbia è giusto ripeterla in campo neutro europeo. Agli occhi dell'Europa non saremmo così affidabili con la nostra proverbiale furbizia d'accatto, pensando che un surrogato di tessera Bancomat poteva risolvere tutti i problemi. E invece stiamo svuotando stadi e lasciando a casa le famiglie. Avanti rossoblù, contro ogni avversità. Allora io vorrei concludere questa prima parte della nostra trasmissione con una nota leggera, quindi mi affido ad Aldo.